Napoli in vantaggio e Policano che smarca sulla destra Careca, il gol dell'1-0 al 34esimo del primo tempo. E qui siamo al raddoppio e ancora Careca, dovete attendere l'inserimento di Policano in posizione regolare, gran sinistro nel 7, nulla da fare per Rossi, Napoli va a riposo sul 2-0 a proprio favore. Nella ripresa il cross è di Tassotti, la palla arriva a Lentini, molto bello il gesto di Lentini che si coordina in acrobazia per il gol del 2-1 al 12esimo del secondo tempo. 6 minuti dopo ancora Lentini per il pareggio, vedete Nava, lo intercetta Carbone che poi termina a terra, anche qui i napoletani hanno un po' protestato per un supposto fallo di Nava, Nava comunque prosegue, va sulla linea di fondo, alza la testa, in becca Lentini e stavolta il gol è facile per il 2-2. È stata una partita con molti episodi e con discussioni da una parte e dall'altra. Vediamo il gol annullato a Gullit di Lentini, il cross, e Gullit, eravamo sullo 0-0, mette dentro al volo. Le immagini non ci consentono di stabilire se Gullit fosse o meno in posizione regolare, vai pure avanti Albanese. Tuttavia verifichiamo che l'arbitro Beskin fa un cenno di assenso al guardaline che è piazzatissimo e quindi dobbiamo credere sulla parola alla terna arbitrale. Per quanto riguarda invece l'episodio sul 2-2 finale, anche qui molte discussioni. Vedete Zola arriva da solo in area di rigore, esce Rossi, Zola lo dribbla verso l'esterno e Rossi, vedete, fa ostacolo con il proprio corpo a Zola, l'arbitro ha ritenuto di non dover fischiare il calcio di rigore, ovviamente di parere del tutto contrario i napoletani. Poi ci sono state delle dichiarazioni anche di Bianchi al termine della partita, come sapete.